ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Siamo venuti a trovare Amos Amorigi per farci spiegare pochi ma semplici esercizi da poter fare anche a casa per prevenire piccole patologie. Amos, oggi parliamo di piccoli e semplici esercizi da fare a casa per evitare problemucci vari. Ci sono dei piccoli esercizi da fare con coscienza. Bisogna sempre comunque essere sicuri di non avere algie, paramorfismi, di non essere in stati infiammatori, di avere comunque i presupposti per poterli fare anche a casa, gli esercizi sempre con calma. Ci sono diversi esercizi che pongono le fondamenta su tecniche fisioterapiche, quali la mobilità articolare, quali la flessibilità articolare, ma ci sono degli esercizi un po' più mirati, che vengono chiamati proprio medical. Sono quegli esercizi, come per esempio un esercizio che faremo vedere tra poco, che è con l'utilizzo della palla. Ed ecco Raffaella che arriva, che ci farà vedere, tra l'altro Raffaella è la mia assistente, vi farà vedere degli esercizi proprio con questa piccola palla per il recupero funzionale di eventuali piccoli problemi relativi al pavimento pelvico. L'esercizio che ti propongo è un esercizio di spinta pelvica, dove andiamo a lavorare per bene i muscoli del triangolo dello scarpa. Questo esercizio è un esercizio che pone le fondamenta su tecniche di rieducazione posturale, ma anche contro piccoli problemi di in caso di prolasso di vescica e utero. La palla viene messa tra le ginocchia, i piedi sono ben appoggiati, le gambe ben allineate, l'ombelico che spinge dentro e le mani accanto ai glutei. Con dei piccoli movimenti di compressione, dove l'ombelico è ben appoggiato a terra, la schiena ben appoggiata, si alza dolcemente il bacino senza andare in iperestensione e si accompagna giù, accompagnando l'esercizio con la respirazione. Inspirando il sederino sale, espirando il sederino scende verso il basso. L'esercizio va ripetuto circa 60 volte con i tempi che ognuno di noi crede migliori, quindi tempi musicali o meno. Ad ogni spinta femorale corrisponde una pressione delle ginocchia, quindi partecipano i muscoli adduttori e il cosiddetto chiamato triangolo dello scarpa. Espiro, vado giù, inspiro, vado su ed espiro, vado giù. Alla fine dell'esecuzione le ginocchia vanno al petto per scaricare le tensioni. Mettendo le mani, la schiena è dritta, il mento allo sterno, la colonna vertebrale in piena distensione, mento allo sterno e schiena dritta. Amos, qual è il secondo esercizio medical che ci proponi? È un esercizio per testare la mobilità articolare del cingolo scapolomerale. Sono piccoli esercizi che pongono le fondamenta su tecniche fisioterapiche, vengono chiamate Woody Pole o bacchette in legno, asse in legno. L'esercizio, come sempre, viene accompagnato dalla respirazione e in questo caso, come vedete, lo aggiungiamo all'utilizzo della fit ball, della palla svizzera. Perché? Perché stare seduti in posizione corretta su questa palla svizzera tende a scaricare di tensioni la colonna vertebrale. L'esercizio è un esercizio di circonduzione scapolomerale. Inspirando le braccia vanno indietro ed espirando le braccia vanno avanti. Il movimento può essere in linea, inspirando le braccia indietro ed espirando le braccia avanti, ma può essere laterale, utilizzando il braccio sinistro, inspirando il destro in basso. Sono dei movimenti per la cuffia del rotatori, accompagnati sempre dalla respirazione, inspirando andando indietro ed espirando ritornando avanti. Ovviamente, siccome il nostro corpo pone le fondamenta su tecniche bilaterali, utilizziamo l'esercizio anche dall'altro lato. Affinché l'esercizio sia efficace, bisogna ripeterlo per circa 10 volte per lato. Amos, per finire, l'esercizio che ci proponi a cosa serve? L'esercizio che ti propongo è un esercizio sulla palla svizzera di scarico tensivo della colonna vertebrale, quindi di tutto il rachide, tratto cervicale, tratto lombare e dorsale, ovviamente lombare. Quindi è un esercizio che tende a scaricare le tensioni e i muscoli paravertebrali. È un esercizio che è molto importante in caso di algie, di dolori lombari, di piccole borsiti sotto scapolari, di dolori cervico-brachiali, quindi serve proprio a lenire le tensioni. Ma l'esercizio utilizza anche tecniche di tonificazione, nella fattispecie andremo a tonificare i muscoli paravertebrali, dove si va a utilizzare il braccio opposto alla gamba, e si tonificano i muscoli erettori della colonna, si va a scaricare con la respirazione e inspirando si va a cambiare l'esercizio. L'esercizio viene ripetuto per una decina di volte.